Dopo il teaser, la presentazione e l'introduzione, oggi siamo finalmente giunti alla panoramica. Yuhu! Avevo detto che sarebbe stato un corso approfondito e dettagliato. Andiamo a cominciare. Per cominciare andiamo a cercare Logic Pro per aprirlo. Lo troveremo ovviamente nelle applicazioni. O anche nel Launchpad che possiamo aprire dal dock. Eccolo qua. La prima volta che lo aprirai, Logic scaricherà gli strumenti software, i samples, gli Apple Loop. Qui, a seconda delle situazioni o del settaggio delle tue preference, potrebbero verificarsi situazioni differenti, come l'apertura di un nuovo project o dell'ultimo project salvato, o anche niente, come nel mio caso. Andiamo allora dal menu File, New, oppure usiamo il comando da tastiera Command N, e si apre così la finestra del Project Chooser. Da qui puoi creare un nuovo progetto, aprirne uno già esistente o aprire anche un tutorial, una demo, un file di template. Io vado ad aprire un documento che ho già creato, un project che ho creato appositamente per questo tutorial. Così abbiamo un'idea di come si presenta un project in corso di lavorazione e non rimaniamo con lo schermo vuoto. Ci aiuterà a capire meglio il contenuto delle varie finestre. Quella che ci appare a tutto schermo è la finestra principale, in cui si creano, si modificano e si riproducono i progetti. Dalla finestra principale si accede alle diverse aree di lavoro. Prima di andare oltre, però, ti consiglio di attivare le opzioni avanzate. Dal menu Logic Pro Preference Advanced Tools, clicco su Show Advanced Tools. Cambierà, come state vedendo, dietro l'aspetto di Logic. Abilito anche gli additional option, così abbiamo tutto. La parte centrale della finestra principale è la Tracks Area. Qui c'è tutto il materiale musicale del progetto organizzato in regioni nelle varie tracce. Ci sono diversi tipi di tracce che possono ospitare regioni audio, MIDI, drummer e loop. Quando facciamo una registrazione o aggiungiamo un Apple Loop o un altro file multimediale, appare come una regione rettangolare sulla traccia selezionata. Apro una piccola parentesi perché ho citato il termine MIDI. Il MIDI è un protocollo, un linguaggio informatico che permette la comunicazione tra strumenti musicali digitali connessi tra di loro da apposite interfacce. Con lo stesso meccanismo funzionano anche gli strumenti software presenti nelle DAW. Magari più avanti mi organizzo per fare un episodio specifico sul protocollo MIDI e comunque durante il corso avremo modo di sperimentare sul campo le sue meraviglie. Nella parte superiore della finestra principale si trova la control bar, che include pulsanti per mostrare e nascondere le diverse parti di Logic, i controlli per la riproduzione del progetto, un cursore master volume per regolare il volume complessivo del progetto e altri controlli. Al centro della barra di controllo si trova il display LCD, da cui è possibile visualizzare e cambiare la posizione della playhead, la testina di riproduzione, il tempo del progetto, la metrica e la tonalità. La control bar la potrai poi personalizzare in base al tuo modo di lavorare. È possibile mostrare o nascondere diverse aree come parte della finestra principale facendo clic sui vari pulsanti della control bar. Alcune aree possono essere aperte anche come finestre separate o finestre mobili. È possibile anche aprire più istanze della stessa finestra principale e configurare ciascuna di esse in modo differente. Il primo pulsante che troviamo in alto a sinistra è quello della library. La library contiene la raccolta di patch, che sono una sorta di preset globali di Logic, da cui è possibile scegliere una delle patch per la traccia selezionata. Una patch contiene lo strumento, gli effetti e le impostazioni di routing che controllano il suono di una traccia. Quando si sceglie una patch, queste impostazioni vengono applicate alla traccia attualmente selezionata. È possibile scegliere una categoria per vedere le patch disponibili al suo interno.
la library si può aprire e chiudere anche attraverso il comando di tastiera Y. I comandi da tastiera, i key command, sono molto importanti, vi consiglio vivamente di usarli perché velocizzano molto il lavoro. Andiamo a vedere il secondo pulsante che apre l'inspector, che lo possiamo aprire anche col key command I. L'inspector mostra i parametri per la regione, la traccia selezionata e altri elementi. Gli inspector disponibili e il cambiamento dei parametri dipendono dall'area di lavoro e da ciò che viene selezionato. Nella parte inferiore dell'inspector vediamo le channel strip per la traccia selezionata, in modo da poter vedere e modificare rapidamente i plugin e altri parametri della traccia. Andiamo quindi ad aprire il Quick Help, che possiamo aprire anche attraverso il key command CTRL più apostrofo. L'area Quick Help nella parte superiore dell'inspector mostra una breve descrizione di qualsiasi parte dell'interfaccia di Logic su cui spostiamo il puntatore. E dal Quick Help si può anche aprire la pagina web della guida ufficiale Apple corrispondente all'elemento indicato, attraverso anche il key command Shift più command più apostrofo. La toolbar, key command CTRL più Alt più command T. La toolbar contiene pulsanti e controlli aggiuntivi per la tracks area e per le altre aree di Logic. Gli smart control, key command B, si apriranno tipicamente nella parte inferiore. Gli smart controls sono un insieme semplificato di controlli a video che si possono utilizzare per modificare rapidamente il suono della patch corrente senza dover modificare le singole impostazioni della channel strip o dei plugin. Ecco poi il mixer, che possiamo aprire con il key command X, mostra le channel strip di tutte le tracce del progetto, così come anche le channel strip ausiliarie di output e di master. Da qui possiamo visualizzare e modificare i controlli delle channel strip, regolare il volume, pan e altre impostazioni, silenziare le tracce e metterle in solo, aggiungere e modificare i plugin assegnati a ogni channel strip e personalizzare le opzioni di routing. E per finire, in questo gruppo abbiamo gli editors. Ci sono diversi tipi di editors in Logic, tra cui il piano roll editor, lo score editor e l'audio track editor. Si utilizzano per apportare modifiche e manipolare con precisione le singole regioni e i loro contenuti. Il piano roll editor mostra le note delle regioni MIDI selezionate su tracce di strumenti software o anche di strumenti MIDI esterni. Ogni nota appare come una barra che indica il punto nel tempo in cui inizia a suonare, il tempo di esecuzione della nota e l'intonazione della nota stessa. Lo score editor visualizza le regioni MIDI del progetto come notazione musicale, con note, pause e altri eventi MIDI come anche i pedali di sustain. È possibile aggiungere e modificare note direttamente da questo editor. L'audio track editor invece visualizza la forma d'onda audio delle regioni di una traccia audio. Nell'audio track editor è possibile copiare, incollare, spostare, tagliare, dividere e unire le regioni audio. È anche possibile quantizzare e modificare il timing e il pitch del materiale audio utilizzando flex time e flex pitch. Dal gruppo di pulsanti in alto a destra possiamo aprire invece la list editor, key command D, un'area dove è possibile visualizzare e modificare numericamente gli eventi MIDI, i markers, il tempo e la metrica. Poi qui abbiamo il notepad, key command alt più command più P. È una semplice area di testo in cui possiamo scriverci i nostri appunti, le nostre note, sia per tutto il progetto che per una singola traccia. Proseguiamo, qui c'è il loop browser. È una vasta collezione di loop Apple preregistrati che possono essere aggiunti ai nostri progetti. Puoi sfogliare e cercare i loop nel loop browser, dove è possibile visualizzare l'anteprima per scegliere quelli che ci sono più utili da utilizzare e aggiungere al progetto.
E per finire apriamo la finestra dei browsers, Key Command F. Da qui è possibile vedere tutti i file usati all'interno del progetto o anche navigare nel computer e nei dispositivi di memorizzazione collegati utilizzando il browser All Files. Si conclude qua la panoramica sull'interfaccia di Logic Pro. Se hai dubbi o domande, scrivili nei commenti. Un like al video fa sempre piacere. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere di vista le prossime uscite. O seguimi anche sugli altri canali social. Ci vediamo al prossimo video.